Buonasera, benvenuti a 12 Porte, settimanale di informazione della Chiesa di Bologna. Nella tarda mattinata di oggi il Cardinale è salito al Santuario della Madonna di San Luca per celebrare una messa in suffragio del suo predecessore, il Cardinale Giovanni Battista Nasali Rocca di Cornegliano, del quale ricorre il 60° anniversario della morte. Il Cardinale Nasali Rocca resse la Chiesa bolognese per 30 anni, dal 1922 al 52, vivendo così gli anni del primo dopoguerra e quelli drammatici della seconda guerra mondiale con il difficile periodo post-bellico. Erano presenti le comunità del seminario diocesano e del regionale che vivono nella sede di Villa Revedin, fortemente voluta dal cardinal Nasali Rocca. L'arcivescovo, parlando a braccio, ha illustrato il mistero della successione apostolica. Ogni vescovo porta in dotazione alla sua chiesa la ricchezza della sua umanità, arricchendo così il volto della comunità diocesana. Dal suo illustre predecessore, il cardinale ha voluto ricordare in particolare l'impulso dato al culto eucaristico attraverso il rilancio dei congressi eucaristici diocesani, la grande devozione mariana che lo spinse a non interrompere la tradizione delle discese della Madonna in città anche nei tempi calamitosi della guerra, e la passione per la formazione del clero che trova la sua espressione appunto nella sede del seminario di Villa Revedin. Terminata la celebrazione, l'arcivescovo è sceso nella cripta del santuario per un momento di preghiera e la benedizione sulla tomba del cardinal Nasali Rocca.